Prima la reliquia, poi le illusioni alla fortezza di Sabaton, e adesso l'involucro di Sagira. Tutti connessi dalla stessa energia. La stessa energia oscura, con la quale può interagire. Finora è tornata utile, ma non mi piace il fatto che ne sappiamo così poco. Scommetto che Ikora ha una sua teoria. Dovremmo tornare su Marte. Aver trovato Sagira ha evocato molti ricordi. Quando hai raccolto il suo involucro, sei riuscita ad accedere a un residuo, un'impronta psichica. Credo che la reliquia abbia risvegliato in te una nuova abilità che rivela ciò che giace sotto la superficie. Un'abilità radicata nell'oscurità. Credo che questo testimone di cui parlava Sabaton sia collegato al suo furto della luce. Dobbiamo scoprire di più su quell'impronta. Il che vuol dire potenziare la tua abilità. Abbiamo appreso molto dalla piramide su Europa in passato. Recati lì, Eris ti guiderà. Se il mio istinto ha ragione, proprio questa abilità potrebbe farci risolvere il mistero. Ok, allora qua ci ha consegnato un'arma. Oh mio Dio! Quanto cazzo siamo vicini a sta cazzo di piramide. Guarda questa! Porca troia, quale piramide? Ce l'abbiamo qui! Hai già tratto potere da questa piramide, guardiana. Ikora ritiene se ne possa trovare altro. In che modo entrare in comunione con l'oscurità ci aiuterà a comprendere le voci udite trovando l'involucro di Sagira? Raggiungi la statua nel cuore della piramide. Rafforza il tuo legame con l'oscurità e potrai vedere ben oltre i limiti della normale vista. Ok, andiamo dentro la piramide. Per chi non lo sa, lo va poi a vedere. Oggi ho caricato invece il video di... della riva contorta. Aspetta che è sparita. Interessante. Sto intercettando una trasmissione Cabal. Ecco un estratto. Ai guerrieri dell'impero Cabal, dei disertori attaccano la piramide su Europa in cerca di gingilli dell'oscurità. La spedizione non è autorizzata. Chi si unisce ne risponde personalmente. L'ossessione di mio padre per la voce nell'oscurità non deve colpire anche noi. Direi che all'imperatrice non dispiacerà se ci facciamo strada per entrare. Ti dà quei teschio perché non hai le armi anche alzate. Pronti? Qui c'è Kaiadon. Strana la, non so dove. Oh mio Dio. Uno scudo a Cabal blocca l'ingresso. Sembra ci abbiano preceduti. Labirinto totale qua. Ok, giusto. E qua.
le voci nelle piramidi. Eris, la piramide sembra reagire alla nostra presenza. Apre delle porte, muove delle piattaforme. Forse sente qualcosa in voi. Esplorando quegli strani passaggi, ho avuto la sensazione che avvertisse qualcosa anche in me. All'inizio mi ha turbato. Pensare che riconoscesse in me una familiarità segreta. Ma come te, guardiana, ho imparato a sfruttarla. No, mi è incuriosito, hai detto c'è un buco, ho detto che cosa cambia. Cioè, davvero. Oh. Ovunque. Sembra che cerchino di stabilire un punto d'appoggio dentro la piramide. Per saccheggiare manufatti dell'oscurità da usare nella loro guerra contro la guerra stessa, presumo. Xivu Arat ha distrutto il loro pianeta natale e ai conquistatori non piace essere conquistati. Ok, allora, matta, bisogna interagire qui con questo. Disturbi i movimenti della piramide. Biglietta. Vedi qua. Apriamo, forza. Ah, di qua, ok. Allora cosa ci indica lì? Riconosce qualcosa in noi, Eris. Ma cosa? Una difesa. È una lama ben affilata. Una curiosità. Potrebbe essere una di queste cose o nessuna. Anche Ikora me lo ha chiesto e la mia risposta è sempre la stessa. Sono solo speculazioni. Temo che il peso dell'ambiguità si faccia sentire per lei. Ci penso io. Ok. Che figata. Parkour! Non credo che la piramide ci aiuti per generosità, guardiana. Ci manipola, ci usa in qualche modo. L'oscurità è una forza neutrale, ma le piramidi hanno uno scopo. Finché non sapremo quale, non potremo abbassare la guardia. Che bordello. Però che figo l'ambientazione dentro, davvero. Cioè, l'ambientazione qui dentro è molto figa. Ops. Sono sotto. Sorgente, quindi ti cura nel frattempo.
adesso non più perché è scomparsa. Cioè la supera appena puoi al tizio grosso, quello bianco che qua è in centro. Sì. Vai, 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 vai. Grande, bravo amore. Cosa deve controllare queste? Non abbiamo mai visto un pilota. Grande, è stata utile quella l'ultima super. La regina Marasov ha incontrato l'entità che comanda le piramidi. Ha detto di non aver mai sentito una mente parlare così forte. Una cacofonia di pensieri. Forse sono quelle voci a guidare le navi. Una di quelle voci ha parlato anche a te nel giardino nero. La cacofonia. Io sto morendo, ma non volevo ridere, quindi volevo guardarmi un attimo il dialogo. Poi ridere. La stronzata che ho appena sentito. Una cacofonia. Tutti abbiamo sentito sto termine, cacofonia. Tocca proseguire. E qui. Porca. Where am I? Si fa così. Boom shakalaka. Mamma, io ti avevo visto male. Oh, questa era quella del video. Un attimo. Questo era il posto che vedevamo nel video, nel trailer di The Witch Queen. Tutti sti blocchi di materiale. Ok. Qua mi sa che bisogna andare su. C'è l'ascesa. Secondo Ikora, questa abilità ti permette di vedere le impronte psichiche di eventi passati. E se entri in comunione con la piramide, potresti riuscire a vedere le impronte sull'involucro di Sagira. È strano. La luce ti fa dimenticare e ora l'oscurità ti aiuta a ricordare. Molto convinto che vuole. Non si doveva andare di là. Che figo sto posto. Figo figo. I Cabal stanno cercando di distruggere la statua. Dobbiamo fermarli. Potrai entrare in comunione con la piramide. E qua si cade nel vuoto. Attivare questi cosi qua. Io mi sono per cadere giù. Disattivare, sì. E c'è. Guarda qua. Ok, a fasi, bisogna disattivare ogni volta.
Buono. Nice. Sento il suo richiamo. Stai allerta, guardiano. Ok, andiamo in qua. Eris, abbiamo comunicato con la statua. Non sappiamo ancora dire se qualcosa è cambiato. Forse non potremo vedere gli effetti finché non saremo tornati nel trono mondo di Savathun. In ogni caso, non vogliamo rimanere qui più del necessario. Saggia decisione. Queste navi restano un mistero per noi.